Sulla salita dei contagi di Covid in Campania, ad intervenire è il governatore Vincenzo De Luca. Dobbiamo stare attenti, senza esagerare sulle preoccupazioni, ma senza superficialità. Da 3-4 giorni c'è stato l'aumento di ingressi in terapie intensive. Abbiamo la riapertura, ha detto De Luca, delle attività economiche e culturali, come è giusto che sia, e questo determina un rimescolamento della società. E più dobbiamo avere una prudenza maggiore sull'arrivo di migliaia di profughi dall'Ucraina. Dobbiamo avere il dovere di accoglierli, ma anche pretendere che si controllino per evitare che si spanda il contagio. Bisogna essere prudenti per poter aprire tutto, perché se prendiamo decisioni a metà, ricreiamo i problemi. Quindi no angoscia, ma l'uso della mascherina deve essere ritenuto. Lo ripeto perché l'elemento di base è la protezione. Stiamo seguendo con molta attenzione quello che sta succedendo in Gran Bretagna. La Gran Bretagna anticipa quello che succede nel resto d'Europa di 2 settimane, di 20 giorni. 2-3 settimane. Stiamo registrando una ripresa di contagio in Gran Bretagna, anche in Israele. I nostri esperti, i nostri virologi ci fanno questa valutazione. C'è una ripresa di contagiosità della variante Delta, quella che abbiamo conosciuto prima della Omicron. E di quelli che si sono contagiati, pur avendo avuto la tripla dose, abbiamo verificato che il contagio c'è stato dopo 5 mesi più o meno dalla terza dose. Quindi è come se dopo il 5° mese il vaccino fatto avesse perduto la capacità di protezione rispetto alla variante Delta. Noi siamo obbligati a seguire davvero con un'attenzione maniacale quello che succede, perché abbiamo il dovere di proteggere le nostre famiglie e, per quello che mi riguarda, la comunità campana da possibili riprese. La valutazione che fanno i nostri virologi è questa, che probabilmente noi non avremo per primavera una nuova ondata di contagio, ma se prosegue questo fenomeno Delta rischiamo di avere la ripetizione dello scorso anno del 2020. Primavera ed estate tranquilla, poi rimescolamento sociale, apertura delle attività, arriviamo in autunno e ci ritroviamo il problema. Vi ho voluto dire questa cosa che, fa parte un po' del lavoro più riservato che stiamo facendo per arrivare ad una conclusione. L'uso della mascherina deve rimanere diffuso. Vi prego di essere attenti, perché possono esserci varianti o ripresa di contagiosità anche di varianti vecchie che ci impongono di essere prudenti. Manteniamo l'uso della mascherina anche quando non ci sono obblighi particolari, come atto di responsabilità e di autotutela.